Gli amici di Tok Tok Tunisia, abbiamo ripreso dopo una leggera pausa dovuta al fatto che siamo stati in Italia a fare dei meeting, quindi li abbiamo fatti sia a Milano che a Roma che a Napoli che a Palermo e oggi, che già è lunedì, sono in giro con i primi clienti per case. Venite con me e andiamo a visionare questo appartamento che si trova nel quartiere di Baraxel, al primo piano di una palazzina di due piani. Allora, entrando, troviamo alla sinistra subito la cucina. Come potete notare, l'appartamento è nuovissimo, nuovo di pacca. Stanno montando anche gli elettrodomestici. E si presenta in questa maniera. Questo ovviamente il proprietario ci spiegava che a poco lo sta arredando e nel giro di breve sarà già disponibile per chi lo volesse affittare. Guardate quanto è ampio questo salottino e vi faccio anche vedere adesso il suo come si presenta. Molto grazioso, molto largo, spazi larghi, un bel pavimento, mobilia, questi sono i divani, ancora tutti in celofanati, come anche per esempio la lampada che vedete lì a sinistra e il quadro lì frontale. L'appartamento, cioè anzi il salotto si presenta anche con un balcone esterno, non tanto grande perché già l'ho visionato. Ecco così, per prendere un caffè la mattina, fumarsi una sigaretta. Qua ci sta anche il tavolino con delle sedie. Ovviamente l'appartamento ha l'aria condizionata. I termosifoni, quindi il termo autonomo, sono coperti da questa struttura in legno. Molto elegante. Andiamo nella zona notte, quindi prima di inquadrare il tutto andiamo a vedere l'impianto elettrico come si presenta. L'impianto elettrico sì, nuovo, abbastanza semplice, intuitivo. Chiudiamolo, perfetto. Camera da letto bella grande. Vediamo, fermiamoci un attimo, vediamo. Allora, peccato che il proprietario, vediamo se la pensate come me, in questa camera da letto nuova si è perso nella scelta dell'armadio. Secondo me ha messo un armadio troppo piccolo, aveva tutto lo spazio a disposizione per metterlo grande. Andiamo presso anche l'altra camera da letto, quella cameretta, anzi, ecco sì, una cameretta. Si presenta con due letti singoli, due comodini, finestra. No aria condizionata, non TV anche se ci sta la predisposizione e soprattutto no armadi. Ok, bagno. Con doccia. Non voglio perdere le sane abitudini, quindi bagno rigorosamente senza bidet. E andiamo a fare una prova doccia che caspita, l'ho aperta. Quindi non entro, entro così, sono sporco tutto. Grande, grande, la doccia è grande. Ok, perfetto. Ah, ecco, il bagno. Oh, sì, la finestra ci sta. Stavo pensando che non ci fosse finestra. Sì, per questo appartamento che abbiamo visionato insieme, il proprietario che è qui accanto a me.
circa 1500 dinari mese. Adesso andiamo a vedere un'altra soluzione, sempre sullo stesso palazzo. E allora, ricordo sempre che noi non siamo un'agenzia immobiliare, che noi come agenzia portiamo i nostri clienti a visionare le case. Ovviamente poi col tempo anche noi ci siamo fatti una cultura, io dico noi perché ovviamente oltre a me che si fa i video, poi ci sta tutta una parte di staff che gira per vedere le case. E aggiungo, proprio perché non voglio che voi dimenticate certi passaggi, è che non vi dovete innamorare delle foto che stanno sui siti delle agenzie immobiliari. Uno, perché molte volte restano lì per giorni, settimane, mesi, secoli, quindi la casa è sempre quella, quindi diventano specchietti per l'allodole, e due, perché il Photoshop è molto, molto utilizzato, quindi pertanto non innamoratevi delle foto, fatevi un'idea invece degli spazi, dei servizi e di quanto costa un appartamento, poi venite qua di presenza e si decide. Allora, andiamo a vedere quest'altra soluzione che si trova sempre al primo piano, quindi dirimpettaio dell'altro appartamento. Qui, a differenza di quello che era un S2, questo è un S3 e vi dico che è molto grande. Entriamo, giriamo subito a sinistra perché voglio così. Ci sta il primo bagno per gli ospiti che si presenta col WC e con la doccia. Un disimpegno con specchiera e andiamo adesso verso la cucina. Allora, come potete notare, la cucina è molto grande, stanno montando tutti i pezzi. Questo, ragazzi, figuratevi, è il frigorifero enorme che deve entrare qui dentro, quindi immaginate. Un attimo, gli operai si sono fermati per farci vedere, stanno montando un po' il tutto. Forno e frigo. Questa cucina ha una porta che porta direttamente un piccolo terrazzo comunicante con il salotto. Questa è sempre una finestra che si può alzare e abbassare tramite questo qua. Guardate come si presenta il fuori. Faccio vedere. Allora, da qui, ecco, così accorciamo pure, entriamo attraverso questa grande vetrata e entriamo nel salotto. Il salotto si presenta in questa maniera, già penso anche con arredamento finito. L'aria condizionata è presente dappertutto. Vi posso dire che qui il proprietario ha messo anche i quadri che normalmente non ho mai trovati in altre case, quindi già si capisce che il proprietario ha un occhio diverso rispetto ad altri. E arriviamo in questo grande disimpegno dove troviamo prima camera da letto. Guardate qui. Anche qui con grande finestra, aria condizionata, termosifoni, quindi riscaldamento termoautonomo. Lì sono tende che ancora deve montare. Sicuramente l'appartamento si presenta luminosissimo e soprattutto ricco di finestre che fanno circolare l'aria. Andiamo qua, nel bagno se riesco ad aprire la luce, eccolo qui, guardate. Guardate quanto è grande. Quindi spero che in questo bagno venga messo perlomeno una vetrata per evitare che l'acqua schizzi dappertutto. Anche questo bagno, ovviamente, rigorosamente senza bidet.
E da qui andiamo in un'altra camera da letto. Eccolo qui. Dove troviamo due letti. Un accesso a un altro terrazzo. E un grande armadio. Eccoci qua, questa è un'altra camera da letto. Molto bella. Le serrandine sono abbassate, quindi non posso soltanto immaginare che è veramente luminoso, con un buon armadio, un grande armadio, con grande specchio. Veniamo a vedere le serrandine, facciamo anche la prova per vedere se come funzionano elettricamente. Via. Ecco. Potete notare che ormai gli appartamenti di nuova generazione hanno tutti il saliscendi elettronico. E questo è l'impianto elettrico, uguale all'altro appartamento, molto semplice. Sono con i miei clienti. Il proprietario per quest'ultimo appartamento che abbiamo visto chiede 1.800 dinari trattabili, zona Baraxelle.